Buongiorno e bentrovati a Comu Festival, curare, educare, governare. È il momento del direttore scientifico Massimo Recalcati, volti dell'ingovernabile nell'esperienza della psicanalisi, è il titolo della sua lezione sul racconto dei volti differenti che l'ingovernabile assume nell'esperienza soggettiva dell'analisi. Buon ascolto. Buona giornata. Tanto io quando vedo la gente in piedi mi inquieto un po'. Mio padre aveva sempre poco tempo da dedicarmi e quando le poche volte che mi dedicava del tempo mi diceva staghe cos'è e faceva così, veloce. E la gente in piedi mi ricorda mio padre, quindi... E quindi sarò un po' pressato nel... Cercherò di non farmi pressare nello sviluppo dei miei ragionamenti, però permettetemi prima di dire che è una bella giornata di primavera e che abbiamo realizzato qui ad Ancona un piccolo miracolo. Abbiamo portato, per dire con le parole del grandissimo Scarabicchi, in salvo dal freddo le parole. E quando c'è una buona sinergia tra la politica e la cultura, tra la dimensione illuminata della politica e la spinta desiderante della cultura, si possono realizzare cose così. Ci vuole la pazienza del riformismo, direbbe Rocco Ronchi, che ci ha dato una fondazione ontologica in apertura di questi incontri del riformismo, della mano ferma di chi guida la barca senza pretendere di dominare la potenza inumana del mare, senza coltivare, diciamo, le illusioni dell'utopia e al tempo stesso con l'idea che quel mare in burrasca in fondo non è diverso, non è così diverso da chi è impegnato a guidare la propria barca attraverso. Quindi sono felice di questo straordinario successo. Vorrei ringraziare la persona dalla quale tutto è partito in una conversazione ai margini di una festa dell'unità a Bologna, Monica Carestia, mia allieva collega anconetana, e con lei che per la prima volta parlai di questa idea di fare qualcosa attorno alla cura, perché mancava in Italia una occasione come questa. Poi abbiamo portato questa idea a Paolo Marasca, che è assessore alla cultura del comune di Ancona. È un esempio di politico illuminato, per come io vedo le cose, che ha creduto da subito in questo progetto, che ha coinvolto la giunta, il sindaco, a compiere uno sforzo di poesia, come direbbe Lacan, uno sforzo di poesia. E lo sforzo di poesia nella politica non è lo sforzo di uno solo, è lo sforzo di un collettivo. E quello che abbiamo realizzato è una poesia collettiva. E anche Federico Leoni vorrei ringraziare per la sua intelligenza, per come abbiamo collaborato in questo anno e per il suo preziosissimo contributo alla riuscita di questo festival. E poi, non per ultimi, tutti gli amici e i colleghi che sono venuti da tutte le parti d'Italia e anche d'Europa a dare il loro contributo a questo festival. Grazie a tutti. Bene, il tema del mio intervento è un tema difficile perché io cercherò di parlare di un'esperienza che non è un'esperienza pubblica, che è l'esperienza dell'analisi, un'esperienza privatissima, un'esperienza che avviene, diciamo, in una stanza
tra due persone, un analista e un analizzante, è difficile parlare a un pubblico così vasto, non specialistico, di quello che accade in questa esperienza. Io cercherò di farlo anche aiutandomi molto con dei flash, con delle vignette cliniche, in modo tale che possiate avere, diciamo, un ritratto immediato di quello che cercherò di dire. Beh, intanto partiamo da un'affermazione che ho ricordato recentemente in un articolo apparso su Repubblica che ha dato il via alle tre giornate del festival. Partiamo da un'affermazione di Freud, molto nota: l'io non è padrone nemmeno in casa propria. È una definizione importante perché contiene un elemento sovversivo, no? Cosa significa non essere padrone di ciò che c'è proprio? Non essere padrone della propria casa. È chiaro che è un passaggio che meriterebbe una riflessione molto approfondita. L'io non è padrone in casa propria consente a Freud di inscrivere il proprio nome sulla linea, su una linea di continuità ideale che associa appunto il padre della psicoanalisi a altri due grandi, diciamo, due grandi figure del pensiero occidentale, che sono Copernico e Darwin. Freud dice: io mi iscrivo in questa linea. Che cosa riconosce a Copernico e a Darwin? Di aver compiuto due, di aver sottoposto l'io, che presume di essere padrone non solo della propria casa, ma anche del mondo e dell'universo, diciamo, di aver sottoposto l'io ad una frustrazione, Copernico cosmologica, Darwin biologica, che hanno, come dire, decentrato il potere immaginario dell'uomo dell'umanesimo più retorico. Copernico mostrando che la Terra non è il centro dell'universo, ma, diciamo, occupa una posizione marginale. Darwin mostrando che la nostra origine non è un'origine sovraceleste, ma noi proveniamo dai primati, dalle scimmie. Frustrazione cosmologica, non siamo il centro dell'universo, ma qualcosa che ruota ai margini dell'universo, perifericamente. Frustrazione biologica, la nostra origine non è divina, non proveniamo da Dio, ma proveniamo dalle scimmie, Darwin. Ma, diciamo, la frustrazione più radicale è quella inferta da Freud, la frustrazione che Freud dice psicologica, cioè appunto mostrare che l'io non è nemmeno padrone in casa propria, che significa che l'ingovernabile non è un'esperienza eccezionale, ma è un'esperienza che accompagna e definisce la condizione della vita umana. Non essere padroni in casa propria. L'io non è un padrone, piuttosto un servitore, dice Freud, sottoposto a un triplice servaggio, in un'immagine molto nota, no? Il servaggio dell'es, il servaggio del superio, il servaggio della realtà. Questo significa non essere padroni in casa propria, che la vita della coscienza non esaurisce la vita psichica, o se preferite che la vita della coscienza non esaurisce la dimensione della vita, che la vita della coscienza non esaurisce la dimensione della vita. E ancora, che esiste una dimensione della vita che Freud chiama inconscio, che è un ricettacolo, uso sempre le parole di Freud, è un ricettacolo di pulsioni, cioè di spinte. Il termine trieb in tedesco deriva da treiben, che significa spingere, quindi un ricettacolo di spinte, di forze, potremmo dire, che l'io non governa e che piuttosto agiscono l'io. Potremmo porre un'immagine molto semplice, no? Per Freud non esiste soggetto del desiderio, non è il soggetto che porta il desiderio, diciamo così, ma il soggetto è sempre portato dal desiderio, portato dal desiderio, dalla forza indistruttibile del desiderio. Allora, la mia domanda, a partire da questa brevissima premessa, è:
quale forma assume l'ingovernabile nell'esperienza clinica della psicanalisi? Perché Kuhn è innanzitutto un luogo di cultura che interroga la dimensione della cura. Allora potremmo cominciare col dire che l'ingovernabile è innanzitutto un'esperienza che porta un soggetto verso l'analisi. Cioè, quando noi facciamo esperienza dell'ingovernabile, possiamo decidere di rivolgersi ad un analista, che potrebbe essere l'analista un supposto sapere di come si fa con l'ingovernabile. Come si fa con l'ingovernabile. E allora, qual è la prima più nota e più importante manifestazione dell'ingovernabile che spinge i soggetti a rivolgersi alla psicanalisi? È quella del sintomo. Il sintomo, che Freud non a caso definisce come un territorio straniero interno, il sintomo, i nostri sintomi, un'insonnia che resiste a ogni trattamento farmacologico, un'impotenza sessuale, una inibizione che non si scioglie, la costrizione di rituali a cui la vita è sottoposta, stati di angoscia che non sono gestibili dal soggetto. Tutto questo che noi chiamiamo sintomo è qualcosa che si rivela più forte dell'io e che mostra che l'io è in una condizione di servitù rispetto ad una forza che l'io appunto non governa. Con un'aggiunta però. Freud dà una definizione una volta sorprendente di sintomo, che sconvolge il senso comune, ma sconvolge anche la semiotica medica, profondamente, no? Quando Freud dice il sintomo, tu pensate che siamo alla fine dell'Ottocento, Allora salta su uno che dice il sintomo, cioè i tuoi sintomi, quelli che ho appena descritto, sono la tua attività sessuale inconscia. Sconvolgente. Cosa vuol dire? Che il sintomo sarebbe l'attività sessuale inconscia del soggetto. Beh, Freud dava una versione piuttosto applicativa di questo termine, ma siamo in un'epoca, diciamo, vittoriana, dove la sessualità era socialmente repressa e intendeva nel senso letterale del termine, no? Cioè il sintomo sta al posto della pulsione sessuale rimossa. E Lacan invece dà una lettura di questa formula, in tutti i sintomi vi sarebbe, troveremmo l'attività sessuale del nevrotico, che si manifesta dunque inconsciamente, traduce questa formula di Freud con l'idea che nel sintomo c'è del godimento. Nel sintomo c'è del godimento, che cioè laddove qualcosa soffre, laddove qualcosa soffre, potremmo dire che là qualcosa gode. Là qualcosa gode, che significa, portarlo proprio all'esperienza, che gli esseri umani fanno fatica a separarsi dai loro sintomi. E questo sconvolge la semiotica medica, evidentemente, no? Cioè che la macchina del corpo e del pensiero fatica a rinunciare al godimento del sintomo, alla dimensione erogena del sintomo, al sintomo come attività sessuale, potremmo dire. E per questo il sintomo ha una caratteristica che lo differenzia da tutte le altre formazioni dell'inconscio, che sono il sogno, il lapsus, l'atto mancato, la sbadataggine. Perché se pensate, tutte queste formazioni dell'inconscio che ho citato hanno una natura evanescente. Certo, i sogni possono ripetersi, ma i sogni che si ripetono assumono il valore del sintomo. L'evanescenza delle formazioni dell'inconscio, anche le battute di spirito possono ripetersi e questo genera al massimo un fastidio in chi le ascolta, no? Ma tendenzialmente queste manifestazioni che ho citato, il sogno dura il tempo di una notte, il lapsus
l'attimo in cui si pronuncia, la battuta di spirito. Il sintomo, diversamente da tutte queste formazioni evanescenti dell'inconscio, ha la caratteristica di durare. Qui si tocca un punto importantissimo della clinica, cioè il sintomo tende a durare, il che significa il sintomo è associato alla ripetizione. Il sintomo si ripete. Si ripete, Freud direbbe, al di là del principio di piacere, perché la ripetizione del sintomo comporta sofferenza. Quando dico sofferenza, non è solo dolore, certo dolore, pensate a un'emicrania che non ci abbandona mai, un'emicrania che non ci abbandona mai è certamente un'esperienza di dolore, qualcosa si ripete al di là del principio di piacere, ma mentre si ripete, prendiamo l'esempio dell'emicrania, chiude il mondo. La ripetizione del sintomo comporta la chiusura dell'apertura del mondo, perché io sono la mia emicrania, io sono la mia impotenza, io sono la mia anoressia, io sono la mia iperattività, e il mondo si chiude nell'orizzonte angusto del sintomo. Quindi la ripetizione del sintomo tende a comportare una chiusura delle possibilità del mondo. In questo senso il sintomo è monotono, ma il mondo non è monotono. Il sintomo tende ad essere monocromo e monotono, cioè una manifestazione dello stesso, sempre lo stesso, sempre lo stesso. Primo flash clinico. Incontro una donna molto intelligente, con una bella professione, intorno ai 40 anni, che fa esperienza dell'ingovernabile, cioè viene a trovarmi dicendomi anche questa relazione, parla di una relazione con un uomo, è finita. Era una relazione di cui io ero stanca, era una relazione che durava 3-4 anni, che non mi dava più soddisfazione, ma quando lui decide di lasciarmi, da quel momento non faccio altro che pensarlo. Paradosso, no? E, certo, per un verso noi potremmo dire, beh, è ovvio, non c'è niente come perdere un oggetto che rende l'oggetto ricco di valore. Ce l'avevamo lì, era di nostra proprietà, non significava nulla. Non è un consiglio che vi do, eh? Adesso che non c'è, ha acquisito valore. Non è una interpretazione stonata. C'è anche questo, ma la cosa che colpisce di questo caso e che diventa sempre più chiara nel corso dei colloqui è che lei si accorge di sentirsi coinvolta affettivamente in modo profondo solo quando il partner, e così è accaduto anche nelle storie precedenti, se ne va. Non ci vogliono molti incontri per agganciare questa scena, dunque ti amo perché mi lasci, fondamentalmente, ti amo perché sparisci, ti amo perché mi abbandoni, a una scena di quando aveva 9 anni, il padre, una famiglia in cui lei era molto legata al padre, molto spesso il rapporto sintomo-ripetizione, come lo sto descrivendo, ha una matrice edipica, era molto legata al padre, era la prediletta del padre, il padre ricambiava il suo affetto, figlia unica. A un certo punto, come nelle peggiori barzellette, diciamo così, il padre, una domenica pomeriggio, dice alla figlia, vado a prendere le sigarette, non è più tornato. Ecco, è chiaro che c'è un nesso tra quello che si ripete nei partner e questo gesto incomprensibile, illeggibile del padre, questo enigma del desiderio del padre, con la quale lei non ha più avuto alcuna forma di relazione. Ma l'ingovernabile può prendere, dunque la prima forma che assume l'ingovernabile è il rapporto del sintomo con la ripetizione, con una ripetizione dolorosa,
che porta il soggetto a godere della propria sofferenza, a non riuscire a rinunciare alla sofferenza del sintomo, e dunque a ripetere come in una gabbia, diciamo, come in una gabbia, il mondo che si riduce a gabbia, è veramente una esperienza profonda della nevrosi, il mondo che diventa una gabbia. C'è un'altra esperienza tipica dell'ingovernabile che porta verso l'analisi, è quella del corpo. È quella del corpo che non ubbidisce, del corpo che non ubbidisce ai comandi dell'io. Voglio fare anche qui un esempio clinico, lo faccio con molta cautela perché nessuno si identifichi, diciamo. Il rischio è molto alto in questo caso. Un signore sui 50 anni, che fa un mestiere, diciamo, molto simile a quello del contabile, che ha identificato totalmente la sua agenda, perché nei primi colloqui mi dice: guardi la mia agenda, mi dice, no? Tutta piena, non c'è un momento vuoto nella mia giornata, con una certa soddisfazione, al punto che lui mi sta dicendo: io sono la mia agenda, fondamentalmente, l'uomo agenda. Ma l'uomo agenda, cioè l'uomo che programma la vita come se fosse un'agenda, che trasforma la vita, no? Il mare di cui ci ha parlato Rocco Ronchi, il mare tempestoso, no? La potenza inumana della vita di cui ci ha parlato Rocco Ronchi, ridotta a una piccola agenda. Esorcismo ossessivo nei confronti della forza vitale della vita. E fa questa esperienza che sconcerta questo sforzo programmatore. È nella sua casa, dove vive ovviamente da solo, come un bunker, la casa bunker, l'uomo agenda, la casa bunker, si sta addormentando leggendo, come spesso gli capita di fare. Dobbiamo immaginarlo nel suo lettino, che assomiglia più a un sarcofago, diciamo, che non a una tomba, no? Effettivamente, una tomba. E a un certo punto, mentre legge, avverte la percezione del proprio cuore, del battito del cuore. E dunque è colpito dall'autonomia del battito. E in effetti, ecco qui, non ci identifichiamo, no? In effetti, se uno fa attenzione al proprio cuore, coglie il fatto che il territorio straniero interno ha questa sua prima grande manifestazione, il battito del cuore, che dice che la vita è. Quello, l'emozione che i genitori provano, per esempio, quando le macchine della scienza restituiscono il primo battito del loro bambino, no? Cioè, la vita c'è. Questa esperienza straordinaria, no? Di bellezza straordinaria, ma anche di depotenziamento delle capacità di governo dell'io. Non sono io che governo il battito da cui dipende la mia vita. Non sono io che governo il battito da cui dipende la mia vita. Il pensiero dell'uomo agenda, questo pensiero è sconvolgente, e dunque nella misura in cui lo sconvolge, il battito comincia a ritmare in modo anomalo, accelera i battiti, e mentre i battiti si accelerano, lo stato di angoscia aumenta, crisi di panico. Sensazione di panico, vertigine, fame d'aria, come si dice nella clinica, no? Fame d'aria. E questo sintomo lo spaventa così tanto che prima si rivolge a tutti i medici del mondo e poi gli consigliano uno psicoanalista e viene da me, portando il cuore, diciamo, che non risponde alla ragione, potremmo dire così, no? Il cuore che è fuori dall'agenda, non rientra nella programmazione dell'agenda. Cosa era successo? Lo scopriamo nei colloqui. Qualche settimana prima, nella vita grigia di questo uomo dei dossier, diciamo, che per la prima volta nella sua vita, nell'ufficio dove lavora, una giovane stagista si fa avanti in modo garbato, diciamo, un uomo che ha un suo fascino, fascino del morto, però, diciamo,
In alcune donne è irresistibile, sembra. Questa si fa avanti e non è il problema che lei si fa avanti, perché già era accaduto e lui si trincera dietro appunto la sua agenda, come dire, non sei in programma. Ma che quella volta, diversamente da tutte le altre volte, ecco il punto dove sorge il sintomo, sorge, diciamo, l'irruzione del corpo. Questa volta, diversamente da tutte le altre volte, avrebbe desiderato dire sì. Questa è la novità. Avrebbe voluto dire di sì. E ha detto di no. E il suo cuore, appunto, si scompensa in questa forma particolare, cioè della vita che si impaurisce della vita. La vita che si impaurisce di fronte alla possibilità del sì. È una definizione della nevrosi questa. Eh? Cos'è la nevrosi? È la vita che si impaurisce di fronte alla possibilità del sì. Abbiamo poi un'altra forma molto tipica in cui l'ingovernabile spinge verso la psicanalisi, che è quella del trauma. Ora, il trauma può essere detto in tanti modi. Voglio fare due esperienze molto diverse tra loro, citando due casi molto diversi tra loro, dove nel primo caso c'è un piccolo trauma, piccolo, grande trauma, insomma, piccolo trauma nel senso che è una scena di vita comune che per il soggetto ha un effetto traumatico. E quando dico che ha un effetto traumatico, cioè è quell'effetto che rivela al soggetto, ecco l'aspetto traumatico, il trauma rivela al soggetto che egli non è l'io che pensava di essere. Il trauma è ciò che rivela al soggetto la discordanza, diciamo, tra l'essere e l'io. È una prima definizione di trauma nell'esperienza clinica. Si tratta di un uomo di cultura, padre di famiglia, di cultura protestante, un uomo rigoroso, ma molto aperto, una bellissima figura di essere umano, che a un certo punto, in modo improvviso e incoerente rispetto, diciamo, al proprio io, massacra di botte suo figlio, in modo selvaggio. Andrea Bellavita, per chi c'era, ci ha fatto vedere qualcosa di straordinario in Mon Amour. Il gesto atroce, improvviso, il lampo con cui il protagonista soffoca la propria moglie malata, no? Così, all'improvviso, dalla parola al passaggio all'atto, senza ragione. Qualcosa accade per cui il figlio più amato, tra l'altro, preadolescente, viene massacrato a botte. E allora si rivolge all'analista per dire, ma io chi sono? Da dove viene questa forza, questa violenza assurda che mi ha spinto a fare del male fisico al proprio figlio? Potremmo dire che questo impulso a colpire il proprio figlio ha l'effetto traumatico di scucire l'identificazione tra l'essere e l'io. Di scucire l'identificazione tra l'essere e l'io. Un'altra, ecco qui siamo alla dimensione più ampia del trauma, è quando, voglio portare due casi e poi dirvi cosa io ricavo da queste due scene. La prima scena è una giovane donna che ha avuto la fortuna di crescere in una bellissima famiglia, amata dai suoi genitori, che ha sempre ricambiato, prima della classe, fortunata in tutte le cose che faceva, nello sport, nelle amicizie, amante dei viaggi, della lettura, una famiglia modello, una figlia ideale. Perché viene dall'analista? Perché l'anno precedente, in modo totalmente imprevisto e drammaticamente rapido, la madre muore per una malattia mortale e la figlia l'assiste.
nella sua agonia. E questo è per la figlia un'esperienza ingovernabile, la malattia e la morte della madre, ingovernabile. Ma perché è traumatica questa esperienza? Perché l'ordine del senso dentro il quale questa vita felice era cresciuta viene improvvisamente devastato da un reale che è totalmente fuori senso. Come dire, che non viene assorbito da questo ordine, ma che scompagina radicalmente questo ordine. L'insensatezza della morte di una madre giovane, bella, amabile, l'insensatezza della morte, l'atrocità dell'agonia, spezza, diciamo, frammenta, scompagina l'ordine del senso dentro il quale questa vita era cresciuta come un fiore. Uno tsunami si abbatte, diciamo, sulla vita di questa ragazza e chiede appunto aiuto. Una seconda versione è un altro caso di una donna molto cattolica, quindi, ma molto cattolica nel senso di una concezione del mondo religiosa, di grande rispetto verso l'altro, di amore del prossimo, vissuta non in modo catechistico, formalistico, repressivo, ma con grande slancio, che viene a trovarsi per caso coinvolta in un attentato terroristico. E dunque vede le membra sparse dei corpi devastati dalla bomba, gente che urla, sangue dappertutto. Qual è il trauma in questa scena? Non solo l'orrore dell'evento, diciamo, non solo l'orrore dell'evento, ma l'orrore dell'evento diventa un trauma quando disfa la credenza nel senso, la credenza potremmo aggiungere religiosa nel senso di questa paziente. Come dire che la sua rappresentazione del mondo non è più possibile, a partire dall'incontro con la violenza, diciamo, inaudita, brutale, mostruosa, di uomini che si rivelano, diciamo, peggio degli animali, per usare una formula che non è corretta, ma giusto per darvi l'idea. Ecco, tutte queste sono esperienze dell'ingovernabile. Ce n'è un'ultima, che è la più paradossale, se volete, molto frequente nell'esperienza clinica, perché a volte l'ingovernabile può prendere le forme paradossali della legge. Come dire che diventa ingovernabile la spinta a governare tutto. Qualcosa che conosciamo molto bene nella clinica. Cioè la spinta al controllo diventa una spinta compulsiva sulla quale il soggetto perde il controllo. Freud definisce questa pulsione di controllo, che perde il controllo su se stessa, pulsione di morte, in al di là del principio di piacere. Come dire che il voler governare l'ingovernabile si manifesta come un volto dell'ingovernabile. La spinta a governare diventa una forma dell'ingovernabile. Non riesco a governare la spinta a voler governare tutto. Chiaro che qui, per chi come me ha una lunga esperienza clinica in questo campo, non possiamo non evocare la figura dell'anoressica. Perché nell'anoressia noi abbiamo veramente questa legge che mangia se stessa. No? La legge che mangia la legge. E il soggetto che viene mangiato dalla legge, mangiata dalla legge. Quindi qui siamo di fronte, diciamo, al sacrificio richiesto dalla legge come forma dell'ingovernabile, quando appunto il sacrificio diventa una meta della pulsione, direbbe Freud, quando il sacrificio diventa una meta della pulsione. Bene, questi sono tutti i volti dell'ingovernabile che vengono prima dell'esperienza dell'analisi e spingono verso l'analisi. Potremmo concludere questa lunga parte del mio intervento dando una definizione molto generale
però spero puntuale, della nevrosi, cioè della malattia di cui tutti noi qui più o meno soffriamo. Direi che la nevrosi è un rapporto, c'è nevrosi quando c'è un rapporto di inimicizia con l'ingovernabile. Cosa vuol dire quando c'è un rapporto di inimicizia con l'ingovernabile? Quando l'ingovernabile, di cui l'inconscio è la figura fondamentale nell'analisi, quando l'ingovernabile è vissuto sempre e solamente nella forma della minaccia, quando l'inconscio è vissuto dal soggetto come una figura della minaccia, Allora il rischio è anche, Facchinelli lo aveva visto meglio di tutti, il rischio è che la psicoanalisi stessa, nella misura in cui si candida a essere un trattamento dell'ingovernabile, rischi di pensare l'inconscio come una minaccia. Non quindi come una forza espansiva, ma come qualcosa che deve, su cui deve essere messa una camicia di forza, no? È la tesi di Facchinelli. La psicoanalisi è una grande nevrosi ossessiva. Cioè gli psicoanalisti hanno angoscia dell'ingovernabile e la psicoanalisi è uno strumento che prova a governare l'eccentricità ingovernabile della l'eccentricità ingovernabile dell'inconscio. E gran parte della psicanalisi e delle psicoterapie e degli interventi psicologici sono ispirati da questo principio. Mettere la museruola all'inconscio, domare l'inconscio, disattivare l'inconscio, rafforzare l'alleanza, rafforzare l'io contro l'inconscio. È una rappresentazione colonialistica della terapia psicologica, no? Bisogna appunto arrivare a colonizzare l'inconscio. Ma quali sono, potremmo chiederci ancora più precisamente, se la nevrosi è un rapporto di inimicizia con l'ingovernabile, quali sono, lo dirò anche qui molto in generale, ma quali sono le due esperienze più fondamentali dell'ingovernabile nell'essere umano, di cui noi ci occupiamo come psicanalisti, nella nevrosi quantomeno, no? Potremmo dire, per usare un cliché, modo di dire del senso comune, il brivido della vita e il brivido della morte. Il brivido della vita e il brivido della morte sono le due esperienze più fondamentali dell'ingovernabile. Potremmo tradurre queste due esperienze con due figure, due concetti, diciamo, clinici su cui Lacan ha molto lavorato: brivido della vita, brivido della morte. Potremmo dire brivido del godimento, brivido dell'amore. Nella nevrosi c'è il rifiuto del brivido del godimento e del brivido dell'amore. Ma non solo c'è il rifiuto del brivido del godimento, del brivido dell'amore, ma la nevrosi è una difesa, potremmo dire così, nei confronti dell'esperienza del godimento e dell'esperienza dell'amore. Ancora di più, è una difesa che può usare l'amore contro il godimento e il godimento contro l'amore, facendo del godimento una difesa nei confronti dell'amore e dell'amore una difesa nei confronti del godimento. Voglio spiegarmi bene questo punto, è un punto essenziale. Diciamo, l'idea che la nevrosi sia una difesa dal brivido della vita, dal brivido della morte, è un'idea freudiana. Tutto in Freud, c'è già. Lacan, c'è una mosca che è solo su di me, con tutta la gente che c'è. Se avessi un tratto paranoico, diciamo, potrei... Ma è sempre così, noto, che è sempre sul relatore che la mosca agisce. Vedi, è proprio, c'è una, è una costante, quindi diciamo l'inclinazione paranoica si riduce se...
Però torniamo al nostro punto, perché è un punto molto importante che ovvio meriterebbe un sviluppo ampio, no? Diciamo che la nevrosi è una difesa. Diciamo che la nevrosi è la difesa dell'ingovernabile della vita e dell'ingovernabile della morte, del brivido della vita e del brivido della morte. Freud direbbe che non c'è niente, Lacan direbbe non c'è niente che fa più paura della vita, brivido della vita, Freud direbbe non c'è niente che terrorizza di più della possibilità di perdere qualcosa, no? Brivido della morte. Abbiamo queste due esperienze che sono esperienze di angoscia nell'essere umano, esperienze di angoscia. Allora, cosa significa usare l'amore come difesa dal godimento? Questo è abbastanza semplice da intendere, no? L'amore nevrotico diventa una difesa dal godimento nella misura in cui accentua la dimensione platonico-idealizzante, diciamo. Adriana mi perdonerà questo riferimento, no? Platonico-idealizzante dell'amore che escluderebbe il corpo. Quindi allora l'amore diventa in questo senso una difesa nei confronti del godimento. L'idealizzazione dell'amore è un modo per aggirare, diciamo così, il campo incandescente del corpo sessuale. Il corpo incandescente del corpo sessuale si vede molto bene in certi adolescenti, soprattutto nelle giovani adolescenti. L'idealizzazione dell'amore è un modo per evitare, diciamo, l'incontro scabroso con il corpo sessuale. In questo senso l'idealizzazione è una strategia difensiva tipicamente nevrotica, perché significa appunto non macchiare il pensiero col sesso, direbbe Freud. Non macchiare il pensiero col sesso. Ma conosciamo anche un'altra versione, in cui il godimento diventa una difesa nei confronti dell'amore. E questo ce lo insegnano molto bene gli uomini, il funzionamento maschile del godimento. Un mio paziente, per esempio, per citare un altro caso, ha passato in fondo, scusate la battuta, ma tutta la sua vita a confutare un aforisma di Lacan che dice non esiste il rapporto sessuale. Nel senso che per tutta la sua vita non ha fatto altro che cercare di fare esistere solo il rapporto sessuale. Fare esistere solo il rapporto sessuale, quindi impegnare la propria vita compulsivamente nel godimento sessuale, era un modo per quest'uomo, che portava delle cicatrici infantili profonde nel rapporto d'amore, per evitare l'incontro amoroso. Perché l'incontro amoroso come tale, come Lacan lo descrive, è sempre l'incontro con una donna. Quindi al di là dei sessi di cui parliamo, al di là dell'anatomia dei sessi, sempre, in ogni coppia, diciamo, in ogni incontro tra lesbiche, gay, eterosessuali, cosiddetti, no? Sempre, in ogni incontro, ciò che nell'amore si incontra è la donna. Questa è una tesi di Lacan. E che cosa significa che ciò che in ogni incontro d'amore, ciò che si incontra è la donna? Cioè l'ingovernabile della donna, è l'eteros della donna. In questo senso ogni amore eterosessuale è amore per la donna. Se la donna è, come per Lacan, è la figura massima dell'eteros. In questo senso Lacan dice l'amore è del reale perché implica il due, cioè implica il salto verso l'ingovernabile della donna, cioè verso l'eteros. E questo salto, è da questo salto che l'uno del godimento ci difende. Perché il salto verso l'eteros, verso il due, come dice Lacan, implica ovviamente, fatalmente, necessariamente, l'esposizione assoluta del soggetto alla possibilità della perdita. Quindi al brivido della morte.
Ed ecco allora in che senso il godimento può diventare una forma di esorcismo nei confronti del rischio assoluto che comporta l'amore come donazione. E se poi l'altro se ne va? Se poi l'altro appunto mi abbandona? Ecco, arrivo su, ho altri due punti, adesso entriamo nella stanza dell'analisi. Quali sono, il discorso mi perdoneranno i miei colleghi, ma se devo fissare almeno due esperienze radicali dell'ingovernabile che accadono nella stanza dell'analisi, direi che la prima è quella dell'associazione libera. Voi sapete che ancora oggi gli psicoanalisti, quando incontrano i loro pazienti, dopo un numero di colloqui necessario, no, si invita il paziente a allungarsi sul divano e si comunica la regola delle associazioni libere, la regola fondamentale per Freud: dica tutto quello che le passa per la mente o dica non importa che cosa, direbbe Lacan, no? Ecco, questa perché è un'esperienza dell'ingovernabile? Perché il soggetto sottoposto, diciamo, alla regola delle associazioni libere deve abbandonare due ormeggi fondamentali su cui si due ormeggi fondamentali che governano il funzionamento della parola nell'ordine canonico del mondo, no? Primo ormeggio che dobbiamo abbandonare è l'ormeggio logico. Dire tutto significa non preoccuparsi diciamo, dell'ordine logico che il discorso assume. Secondo ormeggio, quello morale, dica tutto senza censurare, senza omettere, diciamo. Quindi salta il paradigma morale, salta il paradigma logico, e che cosa scopriamo? Che la regola delle associazioni libere, senza il vincolo logico e senza il vincolo morale, produce una catena di parole vincolata, necessaria, su cui il soggetto non ha capacità di governo. Allora, noi diciamo, dica tutto quello che le passa per la mente, ma quello che passa per la mente al soggetto, alla fine, è sempre lo stesso. Questa è la scoperta che noi facciamo in analisi. E che ogni soggetto, in fondo, di fronte alla parola libera delle associazioni, in realtà fissa il proprio discorso attraverso alcuni significanti fondamentali che tendono a ripetersi costantemente. Vediamo bene, però, mettiamo una lente di ingrandimento su questo, perché la legge dell'associazione libera ci dice una verità profondissima sull'essere umano, cioè che quando noi diciamo un soggetto, bene, parlami di te, il soggetto non può parlare di sé, e questo accade sempre, con tutti i pazienti, se non parlare dell'altro. Non gli diciamo noi di parlare del papà o della mamma, o del fratello o della sorella, è il soggetto che si mette a parlare del papà, della mamma, del fratello o della sorella. Non solo, è la parola del soggetto che liberamente ripete le parole dell'altro. Quindi la regola delle associazioni libere, in cui noi invitiamo il soggetto a parlare liberamente, riproducono quelle parole dell'altro, della madre, del padre, che hanno, come dire, marchiato la vita stessa del soggetto. Sono delle parole sentenze, sono delle parole cicatrici, sono dei marchi. Voglio farvi un esempio, sono delle parole che si fissano, si cristallizzano, si pietrificano. Un esempio di un mio paziente omosessuale, cresciuto in una famiglia di sole donne, vezzeggiato da tutte le donne, che mostravano un'attenzione particolare sul suo organo genitale. La madre a un certo punto gli fa fare, quando era preadolescente, delle iniezioni per potenziare la, diciamo, potenza virile del suo organo.
Le donne di questa famiglia allargata gli fanno ripetizioni perché a scuola va male, non apprende, e tutte usano questa parola di fronte alla idiozia, tra virgolette, di questo soggetto, che ora è uno scienziato. Cretino. Tutte. Cretino. Il primo incontro con una donna, che fu per lui traumatico, vanno al cinema, vanno a cena, c'è l'ora della verità, come dice Lacan, dopo la cena, e lui in quel momento, nella sua testa, non in forma allucinatoria, ma nella forma di un pensiero imposto, sente cretino. Questa è la parola sentenza. Questo è il significante che, come dire, si inscrive e si ripete. Lacan ha usato un'immagine che io cito spesso per descrivere questa fissazione della parola dell'altro. La parola dell'altro. Per cui la domanda è, ma quali sono le parole del soggetto? E ogni analisi si pone questo grande tema di far parlare il soggetto, far parlare il soggetto con le proprie parole. Sebbene la propria parola abbia come condizione la provenienza dalla parola dell'altro. È un'immagine che io cito spesso, è l'immagine dello schiavo tatuato, no? Lacan dice noi saremmo tutti come schiavi dell'antichità, no? Che in una leggenda portiamo il messaggio scritto sulla nostra nuca che non possiamo leggere. E questo messaggio è fatto dalle parole dell'altro. Tutti noi avremmo appunto scritto sulla nuca la sentenza che ci costituisce sottomessi, direbbe Lacan, al discorso dell'altro. Questa è l'idea che l'inconscio è il discorso dell'altro, cioè che noi siamo parlati dalle parole dell'altro, siamo fatti dalle aspettative, dalle attese, dai fantasmi dell'altro, e che questo costituisce un tempo, non l'unico, ma un tempo fondamentale della soggettivazione, no? O del processo di umanizzazione della vita. E quando noi liberiamo, cioè invitiamo il soggetto a dire tutto ciò che passa per la mente, ricostruiamo in fondo questa scrittura che il soggetto porta sulla propria nuca e consentiamo al soggetto di leggere questo messaggio impossibile da leggere dell'altro. Consentiamo la lettura di questo messaggio. Questo è un modo per intendere una formula difficile di Lacan, no? Per cui noi riceviamo il nostro messaggio dall'altro in forma invertita. Questo significa far vedere la sentenza che l'altro ha scritto sulla nuca rasata del soggetto. Una parola, perché nelle associazioni libere poi a un certo punto arrivano i sogni, si sa. Si va dall'analista per parlare dei sogni, a volte i sogni arrivano, a volte l'analista spazientito dopo 6 o 7 mesi dice mi può dire un sogno, dipende dagli stili, diciamo. Però nelle associazioni libere arrivano i sogni. E qui secondo me c'è un punto su cui io non voglio insistere, è un punto che negli ultimi anni mi è sempre più evidente, che c'è un'insufficienza della teoria freudiana sul sogno. E questa insufficienza consiste nel pensare che il sogno sia fondamentalmente, rientri fondamentalmente nei ritorni del rimosso. Cioè nel sogno si ripete la mozione indistruttibile del desiderio, la cui origine è infantile, rimossa. Quindi nel sogno c'è un appagamento allucinatorio di quel desiderio, cioè un ritorno cifrato, simbolico, di quel desiderio esiliato dalla coscienza che spetta allo psicoanalista, diciamo, decifrare. Perché è insufficiente questa... E qui lo posso dire solo... Perché nei sogni accadono gli annunci. Il sogno è un luogo di visitazione. È un luogo non solo in cui il ritorno
accade il ritorno del rimorso, in cui l'oggetto piccolo A, diciamo in termini tecnici, ma apro e chiudo subito la parentesi, si manifesta attraverso i significanti, ma è anche il luogo di una convocazione. Io dico di una chiamata, il sogno è il luogo di una chiamata, di una convocazione, qualcosa chiama nei sogni, non solo qualcosa si ripete, ma qualcosa ci chiama nei sogni. Jung ha intuito questa dimensione, ma l'ha portata verso, diciamo, un pensiero magico, fondamentalmente. Bion ha intuito questa idea che nel sogno non c'è solo ripetizione, ma trasformazione. Ma io direi che, voglio farvi un esempio di questo, dove il sogno non è ripetizione, ma il sogno è, come direbbe Facchinelli, il tempo in cui l'inconscio osa. Tempo in cui l'inconscio osa. Cioè vuol dire non dove l'inconscio si dà come ripetizione del rimosso, ma come c'è un annuncio, un'annunciazione, una visitazione. Dobbiamo trovare le parole per dire questo, no? Una convocazione, il sogno ci convoca. Questo è un sogno molto semplice, tutti i casi che vi ho portato sono casi semplici, ma servono, diciamo, da stampelle al mio ragionamento. È il sogno di una donna con molte risorse mentali, intellettuali, affettive, che fa un'esperienza di maternità, dopo la quale però entra in uno stato depressivo, come accade, allontana il marito, come accade, si fissa sul bambino, un po' libidicamente sequestrato, diciamo, come accade, e il suo mondo si spegne. Fa un'esperienza in cui lei dice: mi hanno tolto la luce, mi hanno tolto la luce. Strano, no? Perché la maternità dovrebbe essere un'esperienza di affermazione, no? Di creazione, invece per lei è l'esperienza in cui la luce viene meno. Il sogno che fa è un sogno molto semplice, sogna di vivere in Turchia, e lei subito associa la Turchia, cioè un regime autoritario, e sogna che vuole viaggiare, desidera viaggiare, e allora si reca al confine tra la Turchia e un altro paese straniero che non sa nominare, ma di cui vede la bellezza straordinaria di un vulcano rosso e verde, no? Il verde della montagna e l'incandescenza rossa della lava. A un certo punto, mistero, dice il vulcano, come un mistero naturale, mistero naturale. E poi, mentre è sul confine tra la Turchia e il paese dei vulcani, potremmo dire, no? Si accorge di avere nella mano il bambino. E allora pensa: lo tengo o lo lascio? Allora lascia il bambino. Improvvisamente si apre un altro paesaggio, un mare. Su questo mare ci sono degli scogli. E lei vede con sorpresa il bambino saltellare sugli scogli. Il bambino saltella sugli scogli, il mare si spalanca, lei passa il confine e va verso il vulcano, che non le fa paura, ma pensa che è il luogo del mistero naturale della vita. Questo è un sogno che non c'è nessuna ripetizione in questo sogno. Questo è un sogno che indica una direzione. È l'annuncio di una direzione. L'oltrepassamento del materno come possibilità di ritrovare la forza propulsiva della vita, l'incandescenza propulsiva, non spaventosa, ma esteticamente feconda della vita. È il sogno, è l'inconscio che glielo dice, e in fondo si potrebbe dire che qui qualcosa osa, come direbbe Facchinelli. L'ultimo punto, veramente, poi arrivo, che è il punto più, è quello dell'analista, perché uno dice: cos'è l'ingovernabile in una psicanalisi? L'analista. L'analista è l'ingovernabile. Una mia paziente mi dice:
una volta incazzata si alza dal divano, si gira e dice: basta, lei deve stare fermo, non deve muoversi e mi deve ascoltare. Perché l'analista ha una certa attività, diciamo, dietro il divano, non essendo un morto, ha una certa attività. Lacan parla di un più di vita dell'analista, non parla solo dell'analista come luogo di cadaverizzazione, no? Ma parla anche dell'analista come un più di vita che deve incarnare. E in questo senso si potrebbe anche dire, non lo faccio per giustificare la mia pratica, che l'analista, in quanto indice dell'ingovernabile, del più di vita, è sempre fuori orario. Perché l'analista in orario è messo nell'agenda. Fuori orario vuol dire che c'è sempre un po' di coda, di sfasamento, di, diciamo, non, di imprevisto. L'analista non è mai lì dove il paziente lo aspetta. Si potrebbe scrivere un lungo saggio sulle sale d'attesa dell'analista, lacaniano, perché facendo le sedute a tempo variabile a volte ci sono degli ingorghi, no? E dunque è molto interessante interrogare questa dimensione molto pratica del nostro lavoro, in cui l'ingovernabile si dà esperienza dell'ingovernabile. Allora, metto il proiettore su come l'analista innanzitutto si manifesta in analisi attraverso il silenzio, no? È un rimprovero che il senso comune fa molto spesso agli psicoanalisti: andavo lì, parlavo e non mi diceva niente. Il cinema ci ha offerto delle esileranti rappresentazioni di questo che non voglio ripercorrere, no? Quando l'analista è vis-à-vis, nei colloqui preliminari o nelle terapie che decide che si svolgano vis-à-vis, non è in silenzio. L'analista parla, interviene, è attivo, sufficientemente attivo, diciamo. Non è un iperattivo, ma è sufficientemente attivo. Quando però si eclissa nella sua poltrona dietro il divano, qualcosa si spegne. Deve spegnersi qualcosa, perché l'analista si rifiuta il dialogo e va a occupare un'altra posizione. E allora, che è una posizione, diciamo, strutturalmente silenziosa. Non è che da lì in poi non parlerà più, parlerà, diciamo, ma fondamentalmente la sua posizione è caratterizzata dal silenzio. Perché? E qui mettiamo in luce almeno due significazioni di questo silenzio, no? La prima significazione, che non va sottovalutata mai nella nostra esperienza, è che il silenzio è la forma di massimo onore che noi possiamo riservare alla parola del soggetto. Come si onora la parola di un paziente? Non spiegandogli come deve vivere, non, dice Lacan, misurando la sua vita, secondo magari i nostri criteri. Massimo onore alla parola del paziente è l'ascolto. Nella misura in cui lo psicanalista sceglie il silenzio perché è il silenzio che onora la parola del soggetto e quindi consente al soggetto di istituirsi come tale, cioè come un soggetto di parola. Questa è una significazione molto importante, Lacan la dice in tanti modi, ma c'è un punto che mentre fa, spero di non essere troppo complicato, e cerco di dire le cose che sono le cose più esoteriche della nostra esperienza nel modo più semplice possibile, mentre fa questa operazione, che Lacan direbbe cerner le silence, no? Custodisce il silenzio, mentre fa questa operazione, è chiaro che il paziente vede nell'analista un grande altro a cui la sua parola è destinata. Cioè il silenzio dell'analista nutre una rappresentazione, possiamo dire idealizzata, del grande altro. Lui mi capisce, lui mi ascolta, io sto bene, l'effetto, guardate, antidepressivo formidabile della psicanalisi. Nessuno ci ascolta più. Uno va da un analista e fa l'esperienza di essere ascoltato e sta meglio. È
effetto antidepressivo che vi assicuro accade sempre, perché finalmente la mia parola è ascoltata. Ma mentre accade questo, l'effetto involontario che poi dobbiamo correggere è che il luogo dell'altro si espande. Soggetto supposto sapere, non solo colui che sa ascoltarmi, ma anche colui che sa la mia verità, che sa come è fatto il mio desiderio, che sa come sono fatto io, che mi conosce o magari che mi ama. Abbiamo una espansione del grande altro. E vedete quindi il paradosso, ma come il soggetto arriva, dominato dal discorso dell'altro, la parola sentenza, per trovare la propria parola, ma poi, attraverso il dispositivo analitico, si trova di nuovo subordinato al luogo dell'altro, di cui diventa fatalmente dipendente. Diciamo la parola che dicono tutti i pazienti, no? Non voglio essere dipendente da lei, non voglio... Cioè, in realtà voglio tantissimo essere dipendente da lei, finalmente una dipendenza, no? Quindi abbiamo... il luogo dell'altro che si costituisce come il luogo del riconoscimento del soggetto, di cui il soggetto non può più fare meno, che va a contraddire la posta in gioco dell'analisi, che sarebbe quella di portare il soggetto a pronunciare la propria parola. Questo, se volete, è la prossimità che Lacan non ha avuto paura di indicare tra il discorso dello psicoanalista e la perversione. Che non ha avuto paura di indicare. Prossimità estraniante perché il soggetto vive a un certo punto l'esperienza di dipendere dall'altro. E l'altro che si espande, ho quasi finito, diventa il luogo in cui si concentra un enigma, possiamo dire così. Si concentra un enigma, che è l'enigma del soggetto, ma si concentra anche la potenza oscura del godimento, cioè si concentra tutto ciò in quel luogo, nel luogo dell'altro, che ha costituito la vita del soggetto. Innanzitutto le parole e il godimento dell'altro. Voglio farvi, con gli esempi ci spieghiamo meglio. Un paziente, un uomo con una professione, un medico, quindi un uomo lucido che fa una professione importante, mi confida che in sala d'attesa, prima di salire, trema. I tremori non smettono durante la seduta, è angosciatissimo e tutto questo svanisce una volta che esce dallo studio dell'analista. Un fenomeno che si ripete. La voce trema, io lo vedo tremare, dopo diversi anni dell'analisi, l'analisi in corso, sul divano, sempre più insopportabile questo tremore, questa voce che vibra, la sudorazione, un'angoscia profonda. E a un certo punto c'è un'interpretazione che l'analista fa e che gli consente di vedere non solo che è stato, come ha ripetuto più volte, un bambino maltrattato dai suoi genitori, qualcosa che abbiamo visto a più riprese, più volte, ma che l'interpretazione che aveva dato di questo maltrattamento, fa il medico, è che poteva essere ucciso. Cioè che il maltrattamento dell'altro, cioè il godimento dell'altro, poteva ucciderlo. E l'interpretazione di questo rischio di morte è un anestesista. Gli consente di, come dire, interpretare l'enigma della sua angoscia di fronte alla presenza del grande altro, cioè dell'altro del godimento, dell'amantide, direbbe Lacan, dell'altro che gode del soggetto, dell'altro che gode del soggetto. Vedete questo passaggio, no? Quando un soggetto fa questo passaggio, fa ripetutamente questi passaggi, questi attraversamenti, la figura dell'altro come l'amantide che gode del mantide decapitandolo mentre appunto gode di lui nel rapporto sessuale, è una figura che Lacan ci ha dato del godimento dell'altro, beh, quando il soggetto passa più volte da lì, noi abbiamo l'effetto di una
compressione dell'altro, come se l'altro si destituisse. Non abbiamo più né l'altro ideale, ma non abbiamo più nemmeno l'altro del godimento, abbiamo una inesistenza dell'altro, che è il passaggio finale che noi consentiamo all'analisi. Voglio farvi un altro esempio di una donna, questo mi ha molto colpito per la violenza di questa scena, una donna dopo molti anni di analisi, diciamo verso la fine della sua analisi, si può dire così, mi chiama dopo una seduta terrorizzata dicendo: «Dottore, sono convinta di avere macchiato col sangue delle mie mestruazioni il suo divano, controlli». L'angoscia era talmente alta che io gli ho detto: «Guardi, un attimo, ho controllato», e gli ho detto: «Guardi, non c'è nessuna macchia». Ritorno, si apre un capitolo straordinariamente nuovo della sua analisi, dove fondamentalmente, per farla breve, la sessualità nella sua famiglia, una madre folle, la sessualità nella sua famiglia era vissuta come una esperienza di caos ingovernabile e questa perdita di sangue e aver macchiato il luogo dell'altro, che per lei è il luogo ideale, significava al tempo stesso denunciare questa ingovernabilità: c'è qualcosa che non controllo, che non governo, per verificare se l'altro avesse acconsentito a questa perdita, a questa esperienza dell'ingovernabile, che appunto nella sua famiglia era considerata come una follia mostruosa. E l'analista che la riceve dopo la scena del sangue mestruale, con una dolcezza particolare, le consente di integrare la parte scissa, direbbero alcuni nostri colleghi, rappresentata dal sangue che fuoriesce dal corpo senza governo. Ecco, tutto questo, e arrivo veramente, poi vi lascio, è per dire che c'è qualcosa del grande altro che si popola di un godimento oscuro e minaccioso, godimento della mantide, che ripete l'esperienza del godimento che il soggetto ha fatto nel suo rapporto con l'altro. Dobbiamo passare di lì per produrre uno svuotamento dell'altro, portare il soggetto a cogliere la sua inesistenza, l'inesistenza dell'altro, e se l'altro appare inesistente, il soggetto sarà l'unico responsabile del proprio atto. Perché questo è il punto fondamentale. Cioè, l'altro che uccide, l'altro che giudica la sessualità come una follia. Certo che è un altro orribile, terrificante, ma è un altro. Cioè un altro rispetto al quale la nostra esistenza può trovare una forma di paradossale protezione, giustificazione, rassicurazione. Non è più tremendo forse pensare che l'altro, questo altro, non esista? Non è forse questa la nominazione più radicale dell'angoscia? È la nominazione radicale di questa angoscia che poi consente al soggetto di trovare una parola propria, cioè di essere capace di sostenere un atto, di sostenere, se preferite, l'ingovernabilità dell'atto. È solo questo punto di attraversamento. Voglio concludere con un riferimento molto banale, riguarda la vita di tutti noi, probabilmente un'esperienza che molti di noi hanno fatto, che non è lontana da quello che sto dicendo, no? Tutti noi abbiamo vissuto con panico, terrore, angoscia la maturità. C'è chi, io ho avuto diversi pazienti, non sogna altro quando sognano gli esami di essere alla maturità. È un incubo la maturità, perché la maturità noi siamo veramente esaminati dall'altro. E l'angoscia sembrerebbe scaturire dal fatto che noi siamo giudicati e esaminati dall'altro. Ma in realtà, se ci pensiamo un momento, l'angoscia più profonda sarebbe non quella di trovarci giudicati dalla commissione d'esame, ma di trovare al posto della commissione d'esame un vuoto. Nessuno.
nessuno ci giudica, non esiste commissione d'esame, non esiste maturità, sei solo con il tuo atto. Grazie. Al professor Massimo Recalcati e grazie a voi per l'attenzione. Vi ricordiamo che i nostri autori vi aspettano nello spazio libreria accanto alla sala box per il firmacopie. Prima di salutarci vi segnaliamo le possibilità di pranzare nel foyer con il box lunch dello Chef Stellato, realizzato con i prodotti di Coraggio Marche, l'associazione che unisce le microeccellenze gastronomiche colpite dall'ingovernabilità del terremoto. Si riparte poi alle 15. Giuseppe Testa e Federico Leoni introducono il tema dell'ingovernabile e il corpo. In sala box alle ore 15 l'incontro a tre voci con Jonas Onlus sull'ampio lavoro che l'associazione ha condotto sul territorio. Ore 15.30 Riccardo Panettoni ci racconta la Gildeluse. Ore 16.30 si parla del gioco d'azzardo. 17.30 l'ultimo appuntamento con Psicologia da te. Ore 18.30 ci si sposta al Why Not per darci appuntamento al prossimo anno.